Questo phablet di Xiaomi non è più uno smartphone low cost, ma è uno smartphone che potreste volere a prescindere dal prezzo. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nella recensione di Xiaomi Mi Note. Si tratta del primo phablet di fascia alta di Xiaomi. Abbiamo già recensito in realtà Redmi Note, ma Redmi possiamo intendere la fascia più economica, Mi invece quella più pro, quella top di gamma. Questa è la classica confezione di Xiaomi, non cambia mai neanche di una virgola, molto essenziale anche nel contenuto, visto che al suo interno, oltre allo smartphone, troviamo un pin per rimuovere il carrellino dei manuali rapidi, alimentatore che adesso vedremo, cavo USB, micro USB, l'alimentatore mi pare sia da 1 ampere, da 2 ampere, scusate, errore mio. Nella confezione, dove l'abbiamo comprato noi su Top Reseller Store, viene incluso anche un adattatore molto compatto per le prese italiane. Portiamo nella inquadratura il nostro Xiaomi Mi Note e ammiriamolo in tutta la sua bellezza, perché Mi Note fa sicuramente di un punto di grandissimo vanto la sua bellezza. È uno smartphone sicuramente molto particolare e molto ben realizzato. Allora, intanto la cornice, che è completamente realizzata in alluminio, lo vedete, ecco qua, e il retro è realizzato invece in Gorilla Glass 3, quindi in vetro, ed è stondato ai lati. Xiaomi lo chiama 3D, lo vedete, è un effetto veramente molto bello, molto gradevole al tocco, molto elegante, molto ricercato, anche l'assemblaggio è ottimo, sono buone le finiture, insomma sto sprecando una enorme quantità di lodi per uno smartphone che effettivamente a mio parere le merita. Vedete anche un sottilissimo bordino bianco frontale, questo perché c'è un Gorilla Glass 2D e mezzo, così lo chiamano, ma cosa significa? Significa che qui in cima e anche sui bordi il vetro è leggermente stondato. L'effetto si vede a malapena, al tatto si sente, è un'altra chicca che va a aumentare il pregio dello smartphone, ma non cambia granché in termini di qualità generale o di funzionalità, ma anche di estetica, a dir la verità. All'interno, qua dentro, abbiamo una batteria a 3000 mAh non removibile, questa scocca infatti non si può aprire. Abbiamo una fotocamera a 13 megapixel con stabilizzatore ottico dell'immagine e doppio LED flash di 2 tonalità differenti, tasto di accensione e bilanciere del volume, secondo microfono, jack audio, sportellino per le due SIM, speaker qua sotto e porta micro USB. Il carrellino è per le SIM al plurale, perché è uno smartphone dual SIM, una mini e una nano, la principale mini e la secondaria nano. Purtroppo non si può usare, non si può espandere la memoria con un SD, ci sono degli smartphone dual SIM che uno dei due slot può essere utilizzato per l'SD, non è questo il caso. Dimensioni 155,1, 77,6, 7 mm di spessore. Allora, è intanto sottilissimo e la fotocamera è a filo, il che è veramente un grandissimo lavoro. Neanche Apple con il suo 6 Plus ci è riuscita, in uno spessore praticamente identico, e tra l'altro anche qui abbiamo lo stabilizzatore ottico dell'immagine. Cos'altro? È un phablet, quindi è importante nelle dimensioni, ma è comunque abbastanza ben ottimizzato. Sarei stato forse curioso di provare una versione scura che nasconde magari i vari sensori qua davanti e la fotocamera frontale da 4 megapixel, ma è comunque uno smartphone elegante. Peso di 161 grammi, quindi non contenutissimo, ma ribadisco, è un phablet e quindi in mano non sembra poi uno smartphone così pesante. È presente il LED di notifica e lo schermo è un 5 pollici 7 Full HD in tecnologia IPS, Gorilla Glass 3 anche frontalmente, non mi ricordo se l'ho detto. La luminosità si regola in automatico, anche se devo dire forse è un po' uno dei pochi difetti di questo smartphone, mi sono trovato varie volte ad andare a interagire con la barra della luminosità, questo perché sembra variare poco intorno al suo valore che impostiamo. Allora, guardate quanto è alta la luminosità massima, che è veramente altissima, veramente anche assoluti gli angoli di visione, lasciando perdere le luci che abbiamo qui, che sono ovviamente molto alte, e molto bassa anche la luminosità minima. Guardate, si riesce comunque a intravedere, quindi un grandissimo range di variabilità dello schermo, che è molto importante.
Il processore è uno Snapdragon 801 quad core da 2.5 GHz, 3 GB di RAM, 16 o 64 GB di memoria interna, abbiamo detto non espandibili, Wi-Fi A, B, G, N, AC, Bluetooth 4.1 addirittura, niente NFC e niente porta infrarossi. Xiaomi ha fatto tempo fa un sondaggio per chiedere quali fossero le funzioni meno utilizzate, queste erano, sono state rimosse in favore di altre caratteristiche. La connettività è LTE, attenzione, è compatibile con due delle tre bande disponibili in Italia. Non è compatibile con la banda 800 MHz, in particolare attenzione agli utenti Wind, perché lo smart, perché Wind utilizza solo 800 e 2600 MHz, quindi questo vuol dire che rimarrebbe una sola banda compatibile con questo smartphone. Quindi appunto fate attenzione, magari se avete possibilità di fare anche qualche prova con smartphone simile, capisco che non sia semplicissimo, ma è una prova che per qualcuno può essere interessante. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo detto 3000 mAh, per quanto riguarda il risparmio energetico, in realtà non abbiamo una funzione specifica per il risparmio energetico, abbiamo una funzione relativa al... non mi ricordo neanche se è qui, eccolo qua, sì sì, ok, Power Settings, Performance and Balanced, ovvero bilanciato o modalità performance. L'ho utilizzato quasi solamente in modalità Balanced, devo dire che ha funzionato discretamente, mi sono trovato bene e l'autonomia è veramente sorprendente, tante ore di schermo acceso. Complimenti per l'ottimizzazione di questa MIUI, perché l'interfaccia è una MIUI 6 basata su Android 4.4.4 KitKat, personalizzabile all'estremo, veramente un'interfaccia che ha dalla sua il piacere di scoprire sempre qualcosa di nuovo ogni giorno che la si utilizza. Non basterebbe un mese per scoprire tutte le funzionalità di una MIUI, ma soprattutto non basterebbe perché ci sono aggiornamenti continui, aggiornamenti settimanali, sempre che li vogliamo installare, che vanno a sistemare bug, magari a volte raramente anche a introdurli, ma in quel caso vengono risolti nel giro di una settimana, non male. Tra tutte queste funzionalità ve ne segnalo alcune, ovviamente, segnalarle tutte è impossibile. È possibile programmare i tasti qua sotto come vogliamo. Io ho impostato questo tasto qui come multitasking, questo è il multitasking dove posso bloccare un'app oppure chiuderla. Con questo gesto posso espandere le varie finestre, con questo posso invece cancellare tutte le applicazioni in esecuzione, e tra le altre cose è possibile attivare sul tasto home a pressione prolungata anche Google Now, quindi richiamare una qualche tipo di interfaccia Google semplicemente alla pressione di un tasto. Mi piace moltissimo, impazzisco per l'animazione di disinstallazione delle applicazioni di questa MIUI, quindi voglio farvela vedere. Rimuovo questo Google Installer, allora guardate qua, ecco qua, sorprendente l'attenzione ai dettagli che è stata posta in questa MIUI, e tra l'altro avete visto le applicazioni sono scalate per mantenere la grafica che avevamo impostato noi, veramente tutte delle chicche che si scoprono giorno per giorno. Anche questa per esempio io non l'avevo realizzata, l'ho realizzata ora. Un'altra funzionalità simpatica è quella di intanto poter trascinare le applicazioni da una schermata all'altra tenendo premuto con un dito e poi scorrendo così. Un'altra cosa che potete fare è fare questo gesto in cui potete cambiare, spostare l'applicazione, aggiungere widget, cambiare sfondo o cambiare gli effetti di transizione, ma potete anche selezionare le app una per una, metterle qua sotto da una parte per poi andare nella finestra che vi interessa e poi magari rispostarcele dentro. Quindi dico voglio spostare queste app, scorro finché non trovo il loro posto, queste invece cambio idea e le rimetto al loro posto, eccole qua. Quindi grandissima personalizzazione. Oltre a questo ci sono i temi, ce ne sono veramente tanti, alla fine io ho scelto di, ripassiamo appena appena la luminosità, ho scelto di tornare al tema stock perché mi piaceva di più, lo store dei temi in questo caso è cinese, vi parlo un attimo della lingua. In questo momento in cui vi parlo, questo Mi Note è in commercio veramente da pochissimo, non è ancora disponibile una MIUI multilanguage. Cosa significa? Significa che al momento potete solo utilizzarla in inglese, utilizzando impostazioni internazionali che trovate sul Play Store col nome di More Locale. Potete tradurre i menu internazionali in italiano, le applicazioni gireranno quindi quelle di terze parti in italiano, quelle di Google funzioneranno in italiano, e dall'App Store di MIUI è possibile installare il Play Store e da lì tutte le altre app. Altrimenti, se volete semplificarvi la vita, aspettate probabilmente ancora poche settimane e ci sarà il firmware internazionale
che tra l'altro dovrebbe essere anche preinstallato sullo smartphone se lo acquistate su Top Seller Store, che è solitamente il nostro store di fiducia per gli smartphone Xiaomi, che tra l'altro, cosa molto importante, Ugo Barra ci tiene a precisare che non si pronuncia Xiaomi, ma si pronuncia Xiaomi, dovrebbe essere una cosa del genere. Xiaomi Mi Note, quindi questa è proprio una nota di colore. Cominciamo a provare un po' di applicazione. Andiamo nel browser. Allora, andiamo su repubblica.it. È un po' complicato passare all'impostazione del caricamento in modalità desktop, ma si fa senza enormi problemi, quindi ricarichiamo Repubblica. Ok, in questo momento siamo in Wi-Fi, vedete ho attivato anche il contatore di dati utilizzati istantaneamente, che è molto comodo per capire se un sito non sta funzionando per colpa nostra o per colpa loro. Il browser si comporta bene, abbastanza bene, bisogna lasciargli caricare le immagini, questo è poco ma sicuro. Se gli facciamo caricare le immagini però diventa abbastanza fluido, se non comunque totalmente esente dai glitch. Devo dire che almeno senza abilitare la modalità desktop mi sono trovato abbastanza bene. Per i siti più pesanti forse si poteva fare qualcosa in più. Vi mostro però soltanto una funzionalità abbastanza simpatica, che è quella del Night Mode, che circa inverte i colori e ne permette una maggiore lettura. Devo dire che funziona discretamente. Ovviamente in questo caso le luci sono tutt'altro che in night mode, quindi non si riesce ad apprezzare bene, ma posso dirvi che funziona abbastanza bene. Se tengo premuto il tasto menu, io l'ho programmato come menu, se tengo premuto il tasto menu, anche se in questo caso non bastava per far riapparire il menu. Ok, dovrebbe ricambiare tutto il sito, eccolo qua. Ok, usciamo, vi faccio vedere il lettore musicale, eccolo qua. Ha scaricato perfettamente le copertine, cosa che altre volte non mi pare proprio che avesse fatto. E tra le altre cose abbiamo nelle impostazioni, che erano nel menu precedente, anche la possibilità di scartare brani più piccoli di, che è molto comodo per non fargli prendere erroneamente file audio. Allora, vi parlo un attimo intanto qui ci sono un sacco di impostazioni relative all'audio che troviamo anche nelle impostazioni generali che ci permettono di equalizzare il tutto alla perfezione e scegliere il tipo di cuffie che stiamo utilizzando per avere un audio più adeguato rispetto appunto al nostro interesse. Vi parlo dell'audio perché viene utilizzato un trucco per alzare a dismisura l'audio. Allora, diciamo circa qui. Questo in realtà è il meglio che l'audio di questo smartphone possa fare, è un volume abbastanza alto e una buona qualità del suono. Cosa succede però se continuo a alzare il volume? Succede che il volume in realtà non aumenta davvero, ma tutto l'audio viene equalizzato per dare gran risalto agli alti. In questo modo si riesce a sentire meglio, benché in realtà non si possa aumentare ancora il volume. È una specie di trucco che secondo me funziona, è abbastanza intelligente perché se stiamo guardando per esempio un video su YouTube all'aperto e vogliamo che anche i nostri amici possano sentire magari il parlato di un certo video, questo è un trucco che può funzionare. Magari possiamo dire non ce ne frega nulla della qualità, voglio soltanto che tutti possiamo sentire il parlato del video e questo trucco può funzionare. Però è importante saperlo perché se vogliamo per esempio invece non rinunciare sulla qualità dobbiamo tenerlo un pochino più basso. Andiamo ad aprire Asphalt 8. Io tra l'altro ho fatto un reset di questo smartphone, quindi in questo caso mi sa che mi fa rifare la prima configurazione. Scusate solo un attimo se lo porto fuori dall'inquadratura. Vi ricordo tra le altre cose che in questo momento stiamo usando lo smartphone in modalità bilanciata, quindi senza sfruttare tutta la potenza del dispositivo. Ok, annullo. Mi sta chiedendo di ripristinare i miei dati. Vado avanti. Scusate l'attesa. Ok, ci siamo. No, non aveva davvero ancora ripristinato. Ok.
attimo di impasse. Scusate l'attesa, ma dopo il reset che avevo tentato per capire, stavo cercando di capire delle cose sulla traduzione del Morlocay, quindi ho dovuto fare un reset a metà dei miei test e questo ovviamente mi ha fatto perdere tutto. Ok. Allora, devo dire che non ci sono stati particolari cali di frame rate e abbiamo giocato in modalità bilanciata, quindi se volete spremere ancora di più la potenza del vostro smartphone potete assolutamente farlo passando alla modalità performance. Vi parlo della fotocamera perché c'è veramente tanto di buono da dire di questa fotocamera a 13 megapixel con stabilizzatore ottico dell'immagine. Scusate, purtroppo non ho in questa occasione un buon soggetto, ma ne metto uno qualsiasi giusto per mostrarvi. Allora, l'interfaccia è appena cambiata rispetto al passato, rispetto all'ultimo Xiaomi che avevo provato, perché è entrato in gioco un nuovo HDR Auto. È una modalità che prevede ben 4 modalità differenti. Allora, una normal, che praticamente è l'HDR attivo, una off, in cui l'HDR non è attivo, uno auto, in cui decide in automatico se scattare in HDR o no, oppure la modalità live, che è sempre e comunque in HDR in tempo reale, cioè guardate la differenza. In normal state vedendo quello che c'è davvero davanti a me e poi viene realizzato uno scatto in HDR. In quest'altro modo invece vedete subito in tempo reale la differenza tra quello, scusate, vedrete in tempo reale la foto che poi scatterete, quindi è un po' più veloce, la qualità è peggiore perché non è un vero HDR, è una modifica software che va a bilanciare le luci della foto. Scorrendo lateralmente possiamo attivare degli effetti in tempo reale, alcuni molto simpatici come questo che vedete censura in automatico una parte della foto o anche del video. Mi pare che questa cosa funzioni anche nel video, anche se le opzioni sono leggermente diverse. Panorama, scatto ritardato, modalità manuale in cui possiamo cambiare il bilanciamento del bianco, il fuoco diventa manuale, il tempo di esposizione e le ISO. Comodo anche il fatto di con un tasto di poter chiudere la modalità scelta, la modalità refocus per mettere a fuoco dopo zone diverse, funziona benino, niente di incredibile. Highlight tones serve per dare risalto a certe tonalità e la modalità notturna. Lo stabilizzatore ottico dell'immagine funziona bene, si possono girare video fino in 4K e mi ha convinto la stabilità dell'immagine. Posso anche farvi vedere un brevissimo sample che non credo forse neanche caricherò sul sito, quindi ve lo faccio vedere direttamente all'interno della recensione. Guardate, questo è un video che ho girato su un Frecciarossa che va a tutta velocità spedito. E il video direi essere assolutamente stabile per essere fatto con un cellulare in un treno che viaggia a 300 km/h, devo dire, molto buono. Ho fatto appositamente questo test per valutare lo stabilizzatore della fotocamera. E nel complesso vengono anche delle belle foto. Torno nella galleria perché ce n'è una che mi ha veramente sorpreso. Allora, guardate questa foto. Questa foto è fatta ad un drone al minimo dello zoom, quindi ovviamente come dovrebbe essere, e questa è la foto del drone, più di tanto non ci fa zoomare da qui. Ma guardate la foto che è venuta con lo zoom digitale. Questo è ovviamente zoom digitale perché non è disponibile uno zoom ottico su questo smartphone. Appena si comincia a zoomare, ovviamente la foto sgrana perché è uno zoom digitale, ma la quantità di dettagli che riesce comunque a raccogliere è stata sorprendente. Mi ha veramente, veramente colpito. Una fotocamera che, fra qualità generale e software, è probabilmente una delle migliori in circolazione. Forse solo con le basse luci ci sono altri smartphone che fanno meglio di questo. Per quanto riguarda il software ci sarebbe ancora tantissimo da dire, fra tutte queste cose, scusate, levo una notifica, ok? Fra tutte queste abbiamo qui tutti i toggle personalizzati, aumento un po' la luminosità per farveli vedere meglio,
tutti i toggle da attivare rapidamente. Se andiamo ancora nelle impostazioni, possiamo attivare il Mi Cloud, che è il servizio di cloud di Xiaomi. La modalità ad una mano che si attiva scorrendo lateralmente dal tasto home, ecco qua, e che permette, tra l'altro, intanto è una gesture, trovo la gesture molto intelligente perché è molto semplice e non si attiva solitamente mai per errore, anzi io non l'ho mai attivata per errore, e funziona bene, ci sono tra le altre cose anche varie dimensioni tra cui scegliere quella che vi ho fatto vedere, in realtà era solo la tendina delle notifiche, non era il gesto per cambiare dimensione. Ancora, voglio mostrarvi molto molto bella l'applicazione del meteo con delle animazioni molto curate. La Xiaomi è così, alla fine anche l'orologio è bellissimo, ho nel cuore quello della precedente versione di Xiaomi, ma anche questo è veramente un bellissimo orologio, pieno di tutto il sistema, pieno di chicche, come ho detto, pieno di cose che scoprirete nel tempo. È sempre presente l'applicazione Security che permette di gestire tutta la sicurezza del telefono da una sola applicazione, possiamo gestire i permessi dell'applicazione, possiamo attivare un cleaner per cancellare i file non utilizzati, una block list per i contatti indesiderati, eccetera, eccetera. Voglio farvi vedere prima di concludere anche i video, quindi vado in, scusate, nei miei file locali. Funzionano tutti fino ai 4K, vi faccio però vedere il 2K perché è più bello. Scusate, non so perché devo aver... Ok, eccolo qua. Siamo arrivati praticamente a conclusione, porto un attimo fuori lo smartphone per fare la solita chiamata di prova, ma anche qui vi dico nessun problema, vi segnalo appunto la problematica che si potrebbe avere con SIM 4G, ma io non ho avuto particolari problemi. Possiamo anche registrare le chiamate che stiamo effettuando. In Cina questo smartphone viene venduto a un prezzo di circa 324 euro, ovviamente. Importandolo, pagandolo a dogana, pagando i dazi, si va a pagare assolutamente di più. Lo scoprirete sulla vostra pelle se andrete ad acquistarlo direttamente dalla Cina. In Italia c'è Top Reseller Store che ci leva praticamente tutta la fatica, ce lo fa avere in pochissimi giorni, in un paio di giorni, ovviamente a 479 euro, quindi ben più di 100 euro di differenza, che per molti comunque possono avere senso, visto che ci si risparmia veramente tantissime fatiche se non avete mai avuto a che fare con la dogana italiana. Spero per voi che non dobbiate mai averci a che fare. È uno smartphone quindi che non è più un low cost, non si può più definire smartphone low cost, ma allo stesso tempo, per la prima volta forse per Xiaomi, è uno smartphone che molti potrebbero volere. A prescindere dal brand, a prescindere dal fatto che sia low cost o meno, semplicemente perché è un gran telefono, è un telefono potente con un bellissimo schermo, una buona fotocamera, una buona autonomia e un design molto curato, molto particolare e una qualità costruttiva veramente notevole. Se dovessi trovare due difetti così al volo, direi la memoria non espandibile, e la non compatibilità con tutte le frequenze italiane. Comunque, con 2 su 3 è compatibile. Per questa recensione di Xiaomi Mi Note è tutto, anzi, per la recensione di Xiaomi Mi Note è tutto. Un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.